Eccoci, buonasera, ciao a tutti. Siamo al ottavo, nono, non mi ricordo neanche più, appuntamento con le canzoni contro la paura, ovvero qualche strimpellata in allegria e in amicizia per passare il tempo in questi giorni di clausura forzata. Quindi non aspettatevi grandi prestazioni musicali, suon canore e compagnia bella, ma lo dico per quelli nuovi, chi ha già partecipato lo sa comunque. Per cui stasera abbiamo una scaletta tutta nuova e tanti pezzi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non mi ricordo, vabbè, dopo li vediamo. Allora, c'è stata qualche richiesta in settimana, cioè in settimana, sì, perché ci sono anche richieste vecchie, qualcosa accontentato, qualcosa no. Direi che partiamo subito con una richiesta che intanto vi saluta anche la Supernova, nel caso ve la foste persa. Supernova sempre con noi, assolutamente, non può mancare, anche se perché sennò non vedo i testi. E quindi direi che stasera cominciamo nell'ottica sempre di queste canzoni da clausura, cominciamo con un grande classico delle canzoni che uniscono il mondo. A me personalmente, adesso mi massacrate, a me personalmente non piace così tanto, più che altro perché è stata iper abusata in tantissime situazioni, visto che me l'avete chiesta in parecchi, non posso esimermi dal suonarla in questa situazione. Partiamo con un grande classico che è Imagine. Mamma, no. Partiamo subito invece che il classico con la chitarra scordata. Ok, ci siamo, scusate. Imagine there's no heaven. If you try, no hell below us, above us on the sky. Perché è dopo. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to care or die for, and no religion too. Ok,
questo grande classico fatto all'inizio così un po' me lo tolgo con tutto il peso che ha l'esecuzione di questa canzone che hanno fatto tutti in tutte le situazioni e saltando un po' di palo in frasca, ma neanche troppo, andiamo a una canzone che in qualche senso è diventata, non dico la nuova Imagine perché sarebbe troppo, ma se vi ricordate, dopo gli attentati, l'attentato in particolare che ci fu al concerto a Manchester 2-3 anni fa, cos'era, 2017 credo, la gente si era ritrovata spontaneamente nelle piazze in Inghilterra a cantare, visto che era Manchester, una canzone dei fratelli Gallagher, famigerati fratelli Gallagher. Ed era diventata un pochino un inno che in quell'estate si cantava ai concerti contro, un po' contro per unirsi contro la paura degli attentati in quelle situazioni. Mi disseto un attimo e cominciamo con questo grande classicone degli Oasis che è Don't Look Back in Anger. Inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to be? You say that you never see all the things that you see slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I have went outside, summertime in bloom. Stand up beside the fireplace, take a look from off your face. You are never gonna burn my heart out. E ora il ritornellone col coro. Sogno son destro, sta tornando il baffo, certo, pian piano, piano piano. Questa era Don't Look Back in Anger degli Oasis. Ora torniamo un attimino
Restiamo in Inghilterra, ma cambiamo città, torniamo a quella di prima, cioè Liverpool, che voi mi insegnate è la città dei Beatles. Quindi andiamo con un'altra canzone. Le prime tre sono un filotto di solidarietà stasera, nel senso che Imagine, vabbè, è over. Don't Look Back in Anger degli Oasis è diventata di solidarietà nell'estate del 2017 dopo gli attentati in Inghilterra. Questa io è uno dei primi ricordi che ho quando ascoltavo musica da bimbo, no, da ragazzino, da 13-14 anni, quando ci fu una conobbi questa canzone perché appunto Sir Paul McCartney, baronetto Paul McCartney, mise insieme una serie di artisti inglesi dopo che ci fu i Fairy Aid, si chiamavano, era l'epoca di questi Band Aid, Live Aid, Fairy Aid, dopo che ci fu il naufragio di un traghetto in Inghilterra, e fece questa canzone con tanti tanti cantanti dell'epoca. Questa si chiama Let Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. There is still a chance that they will see. Shine until tomorrow, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, a brother comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Finale con le campane, ragazzi, che coreografie vi preparo, ma che coreografie vi preparo, vediamo, allora, a questo punto, una domanda ai posteri, no, ma a chi sta seguendo adesso, quindi, andiamo, siamo stati in Inghilterra, andiamo in Irlanda o andiamo negli Stati Uniti, vediamo il primo che risponde, Devi alla scaletta, una storia bivi. Tanto già non è che la devi, poi dopo la recuperiamo la canzone dopo. Non c'è problema, vediamo. Manca Filippo Schianchi, esatto. Chiamatelo, ditegli che è un pacconaro, ditegli che è un reggiano. Si può dire anche, sì, dai, anche in questo tempo di coronavirus. Irlanda-America, il primo commento che leggo. Voi pensate Irlanda, pensate solo agli U2. Ci sono gli U2, ma c'è anche qualcun altro. Proprio un vestito diverso e corrente per ogni otto. Addirittura Irlanda, grande Minaz. Allora, Irlanda U2, ma non solo U2, quindi
Partiamo con una canzone che non è degli U2 e dopo poi forse, anzi sicuramente ci arriviamo. Questa era Zombie dell'indimenticabile Dolores O'Riordan con i Cranberries, mi dissete un attimo. E andiamo avanti. Restiamo in Irlanda con da Dolores che era di Limerick. Andiamo, perché stasera non ci siamo ancora stati, a Dublino. Non ditemi che ho la mania degli U2, perché stasera, ma in tutte queste dirette, ho fatto gli U2, ma ho fatto anche altre cose, quindi sappiate che c'è una grossa generosità da parte mia nel non tediarvi solo con gli U2, ma c'è anche una grossa, come dire, frustrazione dal non essere in grado di suonarli come mi piacerebbe suonarli e cantarli soprattutto. Per cui la prossima comunque è una canzone degli U2, che era contenuta nell'album Zuropa 1993, Stay, che era stata richiesta da Marcello qualche sera fa. Quindi vedete che le richieste non arrivano immediate, ma poi nel tempo vengono soddisfatte se la mia voce e la mia chitarra riescono ad adeguarsi a quello che sono le vostre richieste.
don't even want to. Hey now, shake your chain, dress up like a car crash. Your wheels are turning but you're upside down. You say when you hit it, you live online. Because when he hurts you, you feel alive. That what it is. Red light, creep on in. You stumble out of a hole in the ground. A vampire or a vegan. It depends on who's around. You used to say, do whatever you could listen. Quindi prima vi ho chiesto il bivio Irlanda-America, avete scelto Irlanda, abbiamo fatto le due irlandesi ed ora andiamo negli USA. USA, stasera abbiamo due canzoni che sono, la prima è, ve la lascio indovinare. Yeah.
ever seen a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Twister and prairies. Yeah, 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 yeah. Sure you'll have it if you make the least. Yeah, 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 yeah. I only need you here but this one. Only are you lucky and fun. Allora, eccoci qua. Allora, restiamo negli Stati Uniti, USA. Cambiamo parte degli Stati Uniti, andiamo verso Seattle. E mi sento quasi più in timore reverenziale per questa più che per gli U2, che li mastico molto, e per Jam li mastico meno, però... Visto che nelle richieste ci sono, anche chi ascolta, mi hanno chiesto più di una persona, andiamo anche con questa. Sentimental on a man, you don't go.
Allora, finiamo con due canzoni che sono due repeat e che però mi sono state richieste, quindi ogni tanto ci metto dentro anche qualche, anche perché appunto non è facile preparare 5-6 pezzi nuovi ogni giorno. Quindi dagli Stati Uniti. Sono figo come? Ti ricorda questo? Bob Dylan? No? Oppure in Italia? La vecchia cara e vecchia Italia e la cara vecchia Napoli con Edoardo Bennato. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. Vuoi che è saggio, che è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi, e se no che non c'è. Perché quella è l'isola che non c'è.
sei, e ti prendono in giro se continui a cercare, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Ok, questo era il gran vecchio Bennato. Col quale, lo confesso, ho imparato a suonare la chitarra, nel senso che le prime canzoni che ho imparato a suonare erano di Edoardo Bennato, quindi a parte la gloria assoluta, ha anche un valore relativo molto molto alto per me. Finiamo tornando inevitabilmente per voi in Irlanda con... con due canzoni, una che è degli U2, inevitabile, è anche stata richiesta, quindi in questo periodo di canzoni che ci devono un attimo unire tutti e far sentire una cosa sola e farci carico gli uni degli altri anche attraverso la fatica dello stare in casa, del non uscire, dell'annoiarci, del rinunciare alle cose che siamo abituati a fare quotidianamente, del fare anche fatica a stare in casa con persone che abbiamo scelto ma che quotidianamente magari sono faticose, e alla fine we get to carry each other.
Ok, e con questa stasera abbiamo finito. Ragazzi, ultimo bicchierino di birra. Spero vi siate divertiti, svagati, che sia stato qualcosa di gradevole. Se non lo è stato, potevate, non dico cambiare canale, ma switchare su un'altra applicazione o su un altro profilo. Spero che vi siate divertiti e ribadisco, per se ci fosse qualcuno che si è collegato per la prima volta, che l'intento non è quello di un'esibizione con tutti i crismi da X Factor a X Factor, no? Un'esecuzione perfetta. Io sono questo, suono così, canto così, assandimento con le canzoni che riesco, che mi piacciono, che mi proponete voi, riarrangiate nei limiti della mia chitarra e della mia voce. Per cui per stasera è tutto, ci risentiamo domani e come al solito stay safe, stay at home and dream out loud.